Ciao a tutti gli amici di Apore Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo un fantastico gioco. Stiamo parlando di Captain Antarctica, è la storia del nostro pinguino che dovrà negli abissi superare differenti e innumerevoli difficoltà e poi alla fine distruggere i differenti mostri dei differenti livelli. Abbiamo la possibilità di effettuare due differenti gameplay, la parte di storia e la sfida infinita. Naturalmente la parte di gameplay è sempre uguale, naturalmente continuerà all'infinito, come giustamente viene scritto, sfida infinita, e l'altra è la storia, quindi avremo differenti livelli. Nel negozio potremo naturalmente acquistare quelli che sono gli upgrade del nostro personaggio, quali il cuore, la luce, e il salvavita e tanto altro. Andiamo subito a vedere la parte del gameplay, la parte storia. Come vedete ci sono innumerevoli livelli. Vi faccio vedere meglio. Come vedete, il primo capitolo di addestramento e poi naturalmente ci sono i vari capitoli. Li scorro fino alla fine. Questa parte sono 6 e poi naturalmente continueranno. Vediamo subito la parte del gameplay naturalmente del capitolo 2. Io già naturalmente l'ho effettuato. Come vedete, ad ogni inizio gameplay ci saranno dei suggerimenti. Dovremo in questo quadro distruggere un cattivo che assomiglia tanto a Patrick, direi molto arrabbiato di SpongeBob. Come vedete, io dovrò prendere tutti i pesci possibili e immaginabili per avere il turbo. Naturalmente, a seconda dei pesci avrò un turbo differente. Vedete quelli gialli e quelli verdi. Andiamo a vedere un altro livello. In questo livello, come vedete, è buio. Vedete, ho preso uno scudo, come vi dicevo prima, che ci aiuterà in caso di collisione accidentale. Quindi anche lo scopo è quello di andare avanti, vedete, superare quanto più possibile gli ostacoli. Come vedete, ho preso la torcia più grande per vedere meglio, ma naturalmente potrei prendere anche degli scudi o ad esempio un altro cuore che mi aiuteranno a sorpassare questo livello. Beh, ragazzi, il gioco è molto ma molto carino e ve lo consiglio. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!